Ciao, sono Luca Gianquitto, autore di eBlues Genetics, il primo ed unico corso italiano che ti insegna come imparare a suonare blues in solo guitar style. Prima di continuare ti invito a mettere mi piace, ad iscriverti al canale e a cliccare sulla campanellina, in questo modo non ti perderai i prossimi video. Oggi volevo parlarti di blues minore. Prima di tutto andiamo a vedere quali saranno i quattro accordi che andremo ad eseguire. Il primo è un La minore settima, eccolo qua. Il secondo Re minore settima, poi abbiamo un Fa nona, un Mi settima con la nona diesis. Andiamo a vedere subito come applicheremo all'interno di una struttura di 8 misure questi quattro accordi. 3, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 3, 4, 4, 3, 4, 5, 3, 4, 6, 3, 4, 7, 3, 4, 8, 3, 4, e poi possiamo continuare. Bene, questa forma di un blues minore può essere alternata con una scala blues in La open position. Proviamola. Open 3, open 1, 2, open 2, open 3, 4, open 3, e in modo discendente. 3, open, 4, 3, 1, 2, open, 2, 1, open, 3, open, 3, open, 3, e open. Bene, proviamo adesso ad alternare gli accordi con la scala suonando un blues in solo guitar style. 1, 2, 3, 4. Questo tipo di improvvisazione è stata eseguita soltanto in prima posizione, ma adesso possiamo andare a fare l'alternanza utilizzando gli stessi accordi ma altre scale lungo la tastiera. Proviamo. Dunque ho provato a divertirmi alternando gli accordi in prima posizione con alcuni fraseggi lungo la tastiera, sempre appartenenti alla scala blues. Quindi, oltre alla scala blues in open position, anche la scala numero 3, 4, 5, 1. Se ti piace il blues in solo guitar style, quindi l'idea di poter alternare accordi e scale in maniera gradevole e funzionale, ti consiglio di dare un'occhiata al mio corso in aggiornamento continuo eBlues Genetics che trovi in descrizione. Un modo alternativo per poter suonare gli accordi che abbiamo visto prima è quello di farli in quinta posizione, dove abbiamo il La minore settima eseguito in questo modo. Il Re minore settima con il barré in quinta posizione eseguito in questo modo. Il Fa nona e il Mi settima con la nona diesis. Il grande vantaggio di poter suonare un blues in solo guitar style in tonalità di La sta nelle corde a vuoto. Infatti, guarda, la corda di La corrisponde alla tonica dell'accordo. La corda di Re a vuoto corrisponde al quarto grado del blues. Poi abbiamo il Fa, che non ha nessuna corda a vuoto da eseguire, a meno che non vogliamo suonare la terza dell'accordo, che è la nota di La. Ma in questo modo probabilmente andremo a stravolgere un po' troppo l'effetto sonoro, per cui manterremo il suono di Fa suonato in questa posizione o in questa posizione. Per quanto riguarda il quarto accordo, il Mi settima con la nona diesis è un Mi, per cui possiamo eseguire la sesta corda a vuoto. Andiamo a fare adesso un blues in solo guitar style, cercando di enfatizzare la possibilità delle corde a vuoto.
Ricapitolando, abbiamo la possibilità di suonare questa struttura blues di 8 misure con i 4 accordi in prima posizione, la minore settima, re minore settima, fa nona e mi settima con la nona diesis, oppure in quinta posizione con la minore settima, re minore settima, fa nona e mi settima con la nona diesis. Possiamo alternare questi accordi con la scala blues in open position, eccola qui, oppure con le altre scale blues lungo tutta la tastiera. Ti consiglio di applicare le scale blues anche inserendo qualche blue band come questo. Se vuoi saperne di più a proposito di blue band, ti lascio in descrizione il link di un altro video. Per oggi è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao!